Ciao Donizotti, oggi andremo a aprire La collezione con statuina di Arceus V. Questa collezione l'abbiamo tanto attesa, è arrivata un po' in ritardo, ma finalmente l'apriamo, anche se noi potevamo aprirla un po' prima, ma siamo ascendenti da altre cose. Che ha di particolare sussidiario. questa collezione? Allora, la collezione Sussidiario contiene... Sì. ha una carta promo di Arceus V molto Ma bella. questa carta promo, a parte che è molto bella, adesso la facciamo C'è anche vedere. in Giappone. Noi l'abbiamo avuta regalata acquistando il gioco Il di gioco di Arceus, Cane Scudo. no, di Arceus No, in Arceus. Giappone. C'era questa carta promo giapponese. Ora finalmente anche in italiano l'abbiamo potuta avere all'interno di questa collezione con statuina. Perché come vedete la Ma collezione quello era in ha giapponese, proprio scritto anche in la giapponese. statuina. Questo è in italiano. Quindi questa collezione contiene la carta promozionale olografica di Arceus V, la statuina, quattro buste di espansione che apriremo con voi oggi e la carta del codice. Un attimo, guardate, qua se C'è un po' di... appena lo comprerete, toccate qua, cioè è tipo strano toccarlo. Sì, c'è un po' di texture, quasi come se fossero le carte, quelle con un po' di attrito da basso rilievo. La vuoi aprire tu e fai vedere la statuina, la carta promo e tutti i pacchetti? Va bene, vai tu, Si vai. apre meglio da qui, secondo me. Arceus V. Stiamo aprendo un po' di collezioni che non abbiamo aperto prima in questi giorni e pubblicando nel video, mentre voi siete probabilmente in vacanza. Come noi c'eravamo stati. Sì, abbiamo fatto dei video aprendo le carte davanti alla Fontana di Trevi, al Colosseo, al Duomo di Berlino. Insomma, siamo mossi anche noi un pochettino in giro, piano piano. Facciamo vedere un attimino cosa ha. Un attimo che sto più attento perché qua c'è una carta molto Sì, bella. aspetta, faccio Ora vi spiego meglio la io. carta. Allora, vedi, se tu togli Ah, in sì. genere questa parte di L'ho visto. qua, cercando di Senza non rompere romperla. la carta, Faccio da ecco, io, puoi farla vedere bene bene senza vabbè. Qua rovinarla. c'è Arceus V, qua c'è Arceus, qua ci sono 5 Starly e 2 Bidoof. Questi 3 Pokémon non me li ricordo. Però, vabbè. Molto bella Molto questa carta. bella. Mi andate a mettere una slip protettiva subito Sì. subito. Nel Faccio vedere meglio frattempo questo. Qua c'è Arceus. Poi ci sono dei. non tu, Sono dei ai nostri amici Pokémon facciamo o vedere. sono cose diverse? Cioè, questi qua, verdi, marroni, sono Pokémon o pietre? Non lo so. Facciamo vedere Vabbè. Molto meglio bella. Il dietro, questa. vediamo. Facciamo vedere. Dietro no, non c'è Facciamo vedere questa bellissima statuina di Arceus. Solo in questa collezione è possibile trovarla. Insomma, non niente. è Accedere. proprio C'era magnifica. il codicino. Questi colori, un attimo, faccio vedere una cosa Sì. alla volta. I colori forse non sono proprio il massimo, la lasciamo qua per adesso. Vuoi far vedere il Era messo qui codicino? il codicino che era messo qui. Sì, dai, mettiamolo Io là. apro Stilidot e Astrufanti Aspetta, come questo lo prima. spostiamo. Apro come prima. Va bene. Questa collezione ha la statuina e non ha la carta gigante, la Jumbo, che in genere Sì. c'è nelle collezioni. Però vabbè. Allora, che stai aprendo? Astri lucenti? Sì. Cosa vogliamo trovare in astri lucenti? Il codicino? Non lo so, non me le ricordo tutte le carte, 4 e 2. Abbiamo aperto abbastanza astri lucenti noi, Sì. Vabbè, quindi non ci manca proprio tantissimo. Vediamo però l'astri alcune carte ci mancano. Cinchar, Corphish, Zaouk, Cherubi, Clefairy, Energia Metallo, Energia Turbo doppia, Rotom, Vediamo se c'è una traverse oppure c'è una gallery. Primpura, C'è la traverse. Luxray, Luxray, carina Luxray, adesso dietro. niente, Ah, Tornadus, Tornadus. ok. Ognuno stilo, Ora cioè, non Pixirotta. conosciamo molto bene le Ma c'è sempre quella famosa carta di Tyranitar. Ma come l'hai aperto questo pacchetto? Mi Non stai lo distruggendo? so. Che succede? Hai Mi perso sta l'abitudine arrabbiando. di aprire pacchetti? No. Codicino per voi. 1, 2, 3, 4, 1. Aspetta. 2, 4, 4 e 2. Allora, vediamo un po' che stilotto ci regala qualcosa. Te lo fa Yamper! vedere bene. Che carino questo qua. Mewtwo! Carino. Tutti bellini qua sono. No, vi prego, insomma.
Vabbè, però sono carini. Questo sì, Espo, Freelish, Energia Psico, Biosharp. Queste carte che sto trovando in questi pacchetti mi stanno piacendo. Vero. A parte questa, Urna del Vigore, Ricerca di Energia. Di energia. Caracol. Vediamo se nella mia ultima carta ci può dare qualcosa. Niente. Che abbiamo? Acrobattolo. Ma è bellissimo questo acrobattolo. Molto bella. Vediamo. Insomma, questa collezione non ci vuole regolare particolari sorprese emozionanti. Vediamo se aprendo io Regno Glaciale e Astri Lucenti troviamo qualcosa di particolare. Perché io non sono stato fortunato. Tu non sei stato fortunato? No. Queste collezioni sono un po' ambigue. Fino adesso, secondo me, il pool migliore in genere noi lo troviamo nei kit di pre-release. È vero? Sì. Che apro? Sì. Astri Lucenti o Regno Glaciale? Solo che nell'ultimo box siamo stati molto fortunati. Sì, ma che apro? Astri Lucenti o Regno Glaciale? Astri Lucenti. Anzi, no, Regno Glaciale. Inizio con Regno Glaciale. Regno Glaciale ha delle belle carte nelle rare segrete. Sì, però solo che le carte che sono nella serie non sono. Lo dice per voi. Cioè, sono difficile trovare le carte belle. E poi. Ce ne sono poche. Ce ne sono poche? Sì. Guarda che bello Sobol invece. Ci manca che trovo Drizz e. Atenna. In guarda che bello Kungfu. Gasly. Casfor. Energia in colore. Psico. No. Cimitero antico. Cristallo di bruma. Guanti spacca tutto, la reversa è Shoppet. E niente, Shoppet. Oh, che bella! Cresselia Holo. Guarda che bella carta carina, è soltanto una Holo, però non è una carta malvagia. Certo, questa collezione capisco che ci vuole lasciare la sorpresa migliore nell'ultimo pacchetto. Con Astri Lucenti, ma lo vedremo bene. Tu hai trovato Crobat Holo e io ho trovato Cresselia Holo. Vediamo. Ora vediamo se diventiamo pari o tu sei più. Vediamo se Astri Lucenti ci fa trovare qualcosa di particolare. Io una bella carta via alternativa non la disprezzerei. Ma io anche una via strofulare. Codicino bianco per voi. Facciamo un bel trick e vediamo un po' se abbiamo qualcosa. Qui abbiamo intanto Riolu, Cherubi, Soak, Barmin, abbiamo 214.000 credo. Sono tre, quindi il Staryu, il triplo, Energia Acqua, Crodant, Ultra Ball, Tropius. Tropius me lo catturo con l'acqua. Ah, Trainer Gallery, chi è? Clevor. Che numero è? Chi è? Chi è? Vaporeon! Che bella Vaporeon! Poi? E dietro chi può essere? Primpap no. No. Lapras. Lapras e Vaporeon. Bello, bello. Ma che senso ha? Cioè, Lapras che è soltanto una rara ha 130 di vita. Va bene. Facciamo vedere cosa abbiamo. Questa bellissima promo della collezione di Arceus con statuina. E qua c'è la statuina. Insomma, è una collezione che è un po' più cara. Che è un po' più cara delle altre collezioni V, ma perché ha questa statuina? Che è molto bella. Secondo me la promo è molto bella e solo per la promo vale la pena. Tra l'altro questa è abbastanza centrata, sì. Insomma un po' più in alto. Vi ringraziamo. E ci vediamo al prossimo video. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, se no non potete vedere il nostro video. Ciao! Ciao!